Buonasera dal TGR Lazio. A circa 3 settimane dall'inizio dei saldi, i commercianti romani sono piuttosto soddisfatti. Confcommercio Roma parla di un piccolo miglioramento, più 0,7% rispetto al 2013. La spesa media è passata da 92 euro dello scorso anno a poco meno di 98. Il servizio di Gemma Giovannelli. Noi abbiamo venduto tanto all'inizio, adesso siamo un pochino sforniti con la merce. Positivo il bilancio? Positivo. Come stanno andando questi saldi? Non ci possiamo lamentare. Bene, vabbè, un marchio comunque che va, è conosciuto. Drammatico, direi drammatico. Pochissimo. Non è per dire la solita cosa, ma si spende poco. C'è chi vede il bicchiere mezzo pieno e chi lo vede mezzo vuoto. A poco meno di 3 settimane dall'inizio dei saldi, più soddisfazione che dramma nelle parole dei commercianti romani, che a causa del periodo di sofferenze per ovviare ad una generale bassa predisposizione all'acquisto, hanno abbassato notevolmente i prezzi. Non è raro vedere capi al 50% di sconto e anche oltre. Ha fatto buoni affari? Sì, abbastanza. Quanto ha speso? Intorno ai 100 euro. Con i tempi che corrono oggi è l'unico modo per comprare. Già speso un 200 euro, potrei spenderne all'incirca un altro 100-200 euro se trovo qualcosa di interessante. Per la Confcommercio Roma i saldi estivi 2014, a meno di un mese dall'avvio, sono sostanzialmente stabili, registrando un modesto miglioramento, più 0,7% rispetto al 2013. Lo scontrino medio da 92 euro del 2013 passa a poco meno di 98. A Roma nel mese di luglio il dato delle vendite rispetto allo scorso anno è sostanzialmente stabile. C'è un grande assente, ovvero il bonus di 80 euro, che non ha avuto quell'effetto di stimoli ai consumi che i commercianti si aspettavano. Bicchiere mezzo vuoto, stando ai dati forniti dalla CNA Commercio Roma. La contrazione rispetto allo scorso anno si attesta dal 15 al 25% in meno, con punte addirittura del 50%. Debole l'assalto alle grandi griffe. I giorni di pioggia, poi, afferma la presidente Giovanna Marchese Bellaroto, hanno fatto perdere lavoro prezioso. Dati rassicuranti per il franchising a basso costo, che registra un più 30% rispetto a giugno.